Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto Nicola Verdicchio e la CNA per l'invito a partecipare. Purtroppo non sono riuscito per impegni elettorali, questo è un periodo complicato, di essere fisicamente presente, però non ho voluto mancare a questa occasione per scambiare qualche riflessione insieme su questo settore di nicchia ma importante. Settore che sviluppa circa 4 miliardi di fatturato, che coinvolge una parte importante del settore del lusso, è molto affiancato al lusso, anche se si sta diffondendo per merito di persone appassionate che fanno vivere le varie auto d'epoca. Indipendentemente dalla loro cilindrata, si parla molto spesso delle grandi auto, delle Ferrari, che sono tra le più quotate nel mercato al mondo, ma penso ad esempio al numero ancora rilevante di 500 che girano nei raduni che si incontrano, nei momenti di festa e di rappresentazione. Per quanto riguarda l'industria italiana, questo è un settore importante perché è caratterizzato proprio dall'elemento di fondo di quella che è la caratteristica del nostro paese, cioè il Made in Italy. Anche quando si parla appunto di auto utilitarie, quando assumono il carattere storico, rappresentano un momento, alto della costruzione della capacità progettuale della nostra industria. Peraltro noi abbiamo marchi importanti con i quali siamo presenti nel mondo. È indubbio che quindi è un settore che va coltivato, che va seguito. Noi abbiamo dovuto intervenire sul bollo auto recentemente perché c'era necessità di equilibrarlo, ma da un lato però abbiamo anche tutto l'interesse che su questo settore si sviluppi un'attenzione generale e questo però significa un punto specifico che riguarda anche la vostra discussione. Ci vuole una professionalità molto elevata, cioè c'è un livello di meccanica particolare nel fare la manutenzione, nel mantenere efficienti, nel mantenere in tiro questo tipo di prodotto, questo tipo di veicoli. E quindi il tempo dedicato, le risorse e le energie dedicate alla formazione di meccanici specializzati un buon investimento che alza la professionalità della nostra manodopera e la rende, diciamo, in qualche modo competitiva anche nel quadro internazionale. Vedete, l'Italia ha sempre saputo coniugare le capacità manageriali con le capacità manuali, le capacità di inventiva con la capacità di risolvere i problemi più minuti, più complessi attraverso l'ingegno e la conoscenza, la professionalità. La professionalità è un dato che si acquisisce ma che viene tramandato. Ci vuole una cultura industriale. Ci vuole una cultura del lavoro che faccia in modo che questo patrimonio si tramandi di generazione in generazione. E questo, diciamo, è lo spirito con il quale va affrontata anche questa fase storica. Siamo in un momento particolare nel quale il nostro paese sta uscendo da anni difficilissimi di crisi, hanno pagato il prezzo le famiglie, le persone, le industrie, le imprese, le grandi, le piccole, soprattutto le piccole, e ne ha pagato il prezzo tutti i settori, il settore automobilistico in generale, lo ha pagato anche quello delle auto storiche, pur avendo, come dicevamo all'inizio, un mercato di nicchie. Io penso che quindi nel momento in cui la ripresa economica si sente, si intravede, la si misura, investire, sostenere, essere a fianco di coloro che lavorano in settori particolarmente significativi sia un dovere politico e un dovere civico. Con questa riflessione io auguro a tutti voi un buon seminario, un buon lavoro e ringrazio ancora di avermi invitato.